Dovrei partire io e poi dare la parola a Catherine Bris, a Giacomo Girardi e a Guido Pamvini, in modo da mantenere due aspetti generali e poi due aspetti legati alle interpretazioni di lungo periodo. Se siete tutti d'accordo, e ci sono tutti, vedo Guido, vedo Giacomo, vedo Catherine, partiamo. Diciamo un quarto d'ora, naturalmente, ognuno di noi, un quarto d'ora ogni relazione, un quarto d'ora la discussant e poi un quarto d'ora di discussione. Ringrazio naturalmente i miei compagni di panel per aver scelto di fare insieme questo percorso e questa proposta di ricerca che, voglio dire, è parte, un'estrazione, se vogliamo, di un lavoro più ampio che stiamo mettendo insieme con Giacomo, Guido, Caterin ed altri compagni di strada. Qui c'è Matteo Millan, Elena Bacchin e tanti altri, Matteo Di Figlia, che con i quali appunto stiamo ragionando su questa dimensione che è immediata. Io entro subito, do per letto naturalmente la relazione di questa necessità che abbiamo ritrovato di passare dal paradigma vittimario alla costruzione del patrimonio delle vittime della nazione. In fondo abbiamo riflettuto a lungo sull'idea che molto probabilmente il paradigma vittimario sia sostanzialmente un tropismo del patrimonio delle vittime della nazione, cioè quasi la formazione di un sentimento incontrollabile che subisce il peso delle convenzioni culturali, dei canoni letterari, che raccontano spesso emozioni e stati psichici latenti quasi, no? Dove emerge quasi il sentimento e il dolore di esistere in mezzo agli altri. Ecco, invece si costruiscono così dei meccanismi narrativi dentro il paradigma vittimario che lascia spazio a percezioni, ricordi, divagazioni che si mescolano e che riaffiorano e scompaiono di nuovo nell'ambito appunto del marasma mediale. Un po' quasi citando, cioè quasi, un po' parafrasando Sartre, potremmo dire che la scrittura della storia di una storia, cioè è come se fosse la replicazione di una conversazione artificiosa, spesso il paradigma vittimario, che serve a celare il disagio che il problema delle vittime, diciamo, la fase, la crisi determinata dalla vittimizzazione può aver aperto. E allora c'è questo racconto canonico, retorico, che è un andirivieni dal particolare al generale, è in grado di narrare crudeltà e bassezze e tentativi appunto di legittimazione. Dunque, bisogna essere in guardia perché il rischio è che il paradigma vittimario spinga il tema alla più piatta e banale apparenza. Si scriveva sul tropismo letterario, per esempio, della Sarraute. E quindi il rischio è che ci sia un'interpretazione che serve per rassicurare, per farci ritrovare all'interno di cose già conosciute che non ci spaventino, che sia una replicazione, diciamo, del già conosciuto, della ritualità, della commemorazione. E il rischio vero è appunto quello, diciamo, sempre utilizzo il tropismo della Sarraute da questo punto di vista, che la conoscenza della realtà si riduca via via alla conoscenza della conoscenza. Con le vittime, col paradigma vittimario, noi siamo giunti a diciamo, a questo fattore di potenza, no? Della conoscenza della conoscenza. E quindi noi cerchiamo di conoscere, di rappresentare ciò che viene raccontato, ma spesso non andiamo al fondo di questa casualità e di questa formazione. Ecco,
Se potessi dirlo con altre parole, si è proprio formata una tassonomia che diciamo, dovremmo proprio formare, una tassonomia che distingue il patrimonio dal paradigma, perché sicuramente il patrimonio ha a che fare con la memoria culturale, mentre il paradigma utilizza con forza la memoria comunicativa, e così come c'è nel patrimonio una ragione storica, mentre nel paradigma c'è un'emozione testimoniale. E mentre il patrimonio poi rappresenta, potremmo dire, quel magazzino in cui si depositano, no? Si depositano gli elementi immateriali e materiali della lunga storia che riguarda le vittime e naturalmente l'altra faccia delle vittime, cioè la violenza, dentro questo, diciamo, questo deposito ha come controparte nel paradigma una lavagna, cioè la necessità dello scrivere, del cancellare continuamente per ritornare e apparire. E far riapparire questo tema, mentre nel deposito noi troviamo la monumentalizzazione che si è determinata dentro questo meccanismo. E così come il patrimonio ci ricorda l'archivio, mentre il paradigma ci ricorda la funzionalità attiva, diciamo, del cambiamento. Insomma, per farla breve rispetto a questo, perché sarebbe lunga il racconto di tutta una tassonomia che sto provando e stiamo provando a mettere insieme tra patrimonio e paradigma, siamo di fronte alla necessità di muoverci tra agire conservativo e agire trasformativo dello stesso concetto di vittima, e che forse ci deve aiutare a spingere anche diciamo, verso nuove interpretazioni che usino nuove parole e che molto probabilmente siano in grado di determinare una vera trasformazione attraverso un approfondimento della semantica della storia all'interno del percorso vittimario, di come questa figura sia cambiata nel tempo, ma confermi all'interno dei suoi cambiamenti alcuni tratti tipici, diciamo, nella sua formazione di lungo periodo. E in sostanza siamo partiti da questo perché in fondo non so se posso in qualche modo no, vabbè, ci rinuncio, volevo farvi vedere un grafico, un grafico che è una metafora sostanzialmente, che è la metafora di un albero. E quest'albero che ha come radici il culto dei morti, dei defunti, che è la parte sostanziale dell'identità storica replicativa, che alimenta questo tronco, che è la parte solida, e che in sostanza il patrimonio rappresenta anche il lungo periodo del rapporto tra le radici e la chioma, che poi è il paradigma, perché è la parte più visibile, che spesso con le sue foglie nasconde il tronco e i rami del patrimonio. E quindi questa funzione. Quindi è questo che noi dobbiamo, diciamo, stiamo cercando in questo percorso che abbiamo avviato, di trovare, ritrovare e riconnettere i contenuti, diciamo, la visibilità del paradigma, i contenuti e quindi anche la mobilità, diciamo, di questa chioma alla solidità dei rami e del tronco del patrimonio vittimario. E lo colleghiamo anche attraverso passaggi che sono passaggi che ci hanno raccontato le crisi di legittimazione dello Stato, crisi di legittimazione dello Stato che poi raccontano un passato in cui si cerca attraverso la vittimizzazione di inventare un'innocenza o di creare un racconto ai posteri in cui è esemplificativo, in cui la storia, come ci ha ricordato Judd, sembra essere scritta dai vincitori, che prima era scritta ai vincitori, sembra essere scritta oggi dalle vittime. E in realtà, poi a questo potremmo aggiungere quello che ha scritto Pavone, spesso questa storia delle vittime viene presentata come desiderio di rivalsa in qualche caso e non è scevra da preconcetti.
e quindi ci racconta come nel corpo della, diciamo, di una nazione e delle nazioni, ma dell'Europa, perché questo riguarda il patrimonio comune dell'Europa, il processo di vittimizzazione, l'interpretazione delle vittime, come possa marcire in un corpo, scrive Pavone, infettandolo. Può continuare a scorrervi come un fiume carso per poi riemergerci e rimergere con un altro volto, quelle forze sconfitte che ritornano sotto il volto delle vittime che erano state taciute. Ecco, da questo punto di perciò abbiamo bisogno della linfa del tronco del patrimonio, perché il paradigma rischia, come è stato detto benissimo dagli studiosi francesi, che il paradigma vittimario diventi statico, retrospettivo, passivo e paradossalmente nostalgico, che precluda ogni forma di proiezione nel futuro. E dunque, invece, noi abbiamo bisogno di evitare un processo di racconto delle vittime come vittimizzazione vicaria di tutti i suoi partecipanti, tutti quelli che partecipano a questo percorso. E dunque, patrimonio, gli ultimi 5 minuti mi rimangono per dire perché patrimonio e perché il tema delle vittime dal paradigma può guardare e diventare nel lungo periodo patrimonio, nello studio, nell'interpretazione del lungo periodo patrimonio, perché il tema delle vittime, così visto nella lunga durata, si adegua e no, è modellato, può modellare, si modella ed entra in diretta connessione con quelli che sono i contenuti della Convenzione di Faro. E pensate all'articolo 2 della Convenzione di Faro, in cui si dice il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato, che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un'espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi. E questo è il racconto, per esempio, della monumentalizzazione, questo è il racconto dei luoghi della memoria, questo è il racconto di dove e come si sono create, si è formate, si sono formate crisi di legittimazione che hanno dato vita a processi di conflitto e quindi di vittimizzazione. E al comma B di questo stesso articolo, la Convenzione aggiunge una comunità patrimoniale costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell'azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future. E questo è uno snodo sostanziale, no, di ciò che rappresenta diciamo, il discorso sulle vittime come patrimonio, no? Come patrimonio comune europeo, come fonte condivisa del ricordo, dice la Convenzione di Faro ancora, di comprensione, di identità, di coesione e creatività. Gli ideali, i principi e i valori derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, e la citazione esplicita per questo la rimarco, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata nel rispetto dei diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto. E vedete come questo sia confacente ad un processo di sacralizzazione delle vittime che rientrano ampiamente nell'idea allargata di patrimonio, di interdisciplinare, di patrimonio culturale come fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identità, di coesione e creatività, e soprattutto come queste siano parte di quel processo di quel processo e progresso che si è determinato a partire dai conflitti passati. Il problema del paradigma è proprio legato al non riuscire a far passare e a determinare diciamo, un passaggio al patrimonio del tema delle vittime. Quando le vittime rimangono sullo stage, no? Rimangono di fronte, esposte agli usi pubblici, al presentismo mediale, queste diventano un paradigma, parte del discorso pubblico che, diciamo, nasconde e elide e, diciamo, e assolutizza l'interpretazione intorno all'idea del paradigma e non alla necessità di ritrovare, diciamo,
serenità di lui nella lunga durata di una necessità, appunto, fatta anche di ritualità che ci riguardano, che guardano e che dialogo anche in un altro aspetto di culturale di lungo periodo, come quella della ritualità cattolica e del simbolismo religioso. Mi taccio perché sono ormai a 14 minuti e 20 secondi e passo la parola a Caterin per il suo intervento. Grazie mille, io vorrei brevemente, a causa del tempo, ringraziare sia il gruppo che lavora sulle vittime della Nazione che la Cisco di accogliermi. Io vorrei innanzitutto ricordare che questo che vi presento è un lavoro in corso e un lavoro presentemente, diciamo, ostacolato dalla pandemia e del non accesso a archivi. Allora, il tema, il titolo della relazione, Le vittime della nazione e le politiche di risarcimento nell'Ottocento, unificare o dividere la nazione. Infatti, io affronterei questo tema delle vittime partendo dalla fine, cioè a unificazione compiuta della politica o delle politiche di risarcimento di quelli che furono chiamati i danneggiati politici. Così facendo, io mi riallaccio ad una delle proposte del nostro panel, cioè capire come l'uso pubblico delle vittime fa parte dei tentativi di costruire una religione civile nazionale condivisa. In realtà, sì, l'uso pubblico delle vittime fa parte della costruzione di questa religione civile condivisa. Ma in realtà penso prova anche di plasmare una grande disuguaglianza nella politica di risarcimento implementata dal 1860 in poi da Italia Compiuta, dunque. Infatti, più che plasmare, si sviluppa durante le lotte per le dipendenze e dopo quello che io chiamerei una concorrenza delle vittime, questo a due livelli. Uno a livello del riconoscimento internazionale dei martiri italiani nell'ambito di una politica della pietà o, come fu chiamato, di una diplomazia della sofferenza. Secondo, a livello nazionale, perché, come dicevo, il risarcimento non fu lo stesso dappertutto nella penisola e fu implementato dai governi liberali o anche prima dei liberali, secondo linee molto diversificate. Dunque, primo punto, la concorrenza delle vittime della sfera pubblica internazionale. Sulla scia dei lavori che si occupano del risorgimento, le lotte italiane sono sempre di più inglobate ormai in un ambito transnazionale e la tavola rotonda di ieri ne fu un ottimo esempio. Questo intreccio transnazionale si vede anche per quello che riguarda le vittime. Infatti si sviluppa quello che è stato definito la politica della pietà, destinata a suscitare una mobilitazione pubblica tramite non più la deliberazione per riprendere Habermas, ma bensì le emozioni, la simpatia. Lavori come quelli di Bistarelli sugli esuli, di Elena Bakhtin sui prigionieri, di Lucy Riley o Pierre-Marie Delpuis sui martiri, dimostrano la capacità di mobilitazione delle opinioni pubbliche internazionali e dunque dell'azione implementata dopo queste pressioni di opinioni pubbliche dai governi stranieri in direzione degli antichi stati italiani nell'ambito del post-congresso di Vienna. Il paradigma vittimario diventa dunque un strumento dell'azione diplomatica di gruppi non statali. Ma l'uso di questo filone vittimario funziona anche in una grande conflittualità tra gruppi politici, gruppi nazionali, eccetera, che provano durante il secolo di capitalizzare
questa simpatia transnazionale per le loro cause. Il mio secondo punto riguarda il risarcimento delle vittime della nazione operato in Italia dopo l'unità, e quello che io vorrei dimostrare qui è che le modalità che furono adottate hanno avuto, infine, risultati assai controproducenti oppure strumentalizzati, il che invece di plasmare il paese lo ha de facto diviso lungo linee non più politiche o non solo politiche, ma anche territoriali. Come dicevo, si tratta di un lavoro in corso e dunque presento qui delle ipotesi di lavoro. A livello giuridico sarebbe troppo lungo rintracciare le tappe complicate e lunghe di questa vicenda riparatrice, ma possiamo già indicare qualche pista. Pista 1. Il risarcimento delle vittime in Italia non comincia con l'Italia unita. Ne troviamo tracce a Roma, Napoli, Modena, dopo il 48, dove gli stati della Restaurazione vogliono risarcire le vittime delle rivoluzioni, cioè quello che hanno patito dell'episodio rivoluzionario. I lavori di Petrizzo, di Viviana Melone, quello che ho potuto vedere a Modena, dimostra che si tratta qui di un tipo di risarcimento che tocca meno l'impegno politico di quelli che erano contrari alle rivoluzioni che degli elementi molto materiali. Rimborsare i danni operati dalle truppe straniere, convincere l'opinione pubblica che la Repubblica Romana fu una repubblica odiosa verso la proprietà, eccetera, eccetera. E siamo qui in una linea, una logica che è molto più quella delle riparazioni di guerra che del risarcimento dei danneggiati politici. Punto 2, per le vicende dei danneggiati politici, dunque delle vittime della nazione come definite nel nostro panel, le cose cominciano nel 60 in Sicilia con la confisca dei beni ecclesiastici destinati a risarcire o vittime dei Borboni o città martirizzate dai Borboni. E poi nel 1860 a Napoli, quando Garibaldi confiscò i beni della Casa Reale per risarcire i danneggiati politici. Sulla sorte di questa prima operazione non si capisce bene dove vanno a finire i fondi, e nel 1883 una nuova legge sui danneggiati politici delle province napoletane e siciliane è votata l'8 luglio e pubblicata il 3 settembre. Non posso qui assolutamente entrare nei particolari, ma le fonti molto abbondanti che abbiamo sono interessanti a diversi livelli. E per affrontarli, per riflettere su questo, io userò quello che Haim Bernstein ha definito il protagonismo rivoluzionario, cioè come gente ordinaria, colpiti dall'evento rivoluzionario, si sentono attori della storia, come provano di fare riconoscere pubblicamente questa qualità e come viene gestita questa richiesta da parte dell'autorità pubblica. E lì siamo, credo, in pieno nel nostro tema. Come la gente ordinaria si sente protagonista sono elementi che possiamo vedere, possiamo estrarre delle numerose petizioni che ritroviamo, o lettere che ritroviamo nelle fonti di quelli che chiedono di essere vittime della nazione. Ci dà dunque indicazioni sul modo come uno si autodefinisce vittima della nazione, danneggiato politico tra il 1860 e l'83 e anche dopo. La cosa interessante è di vedere come se nel 60 le richieste, le vicende raccontate dai protagonisti per presentarsi come danneggiati politici sono molto variegate, però tendono poco a poco a diventare sempre più lisce, sempre più stereotipate. Quello, secondo me, non è casuale, corrisponde da un lato tra questi 20 anni a un racconto pubblico della vittima della nazione e dall'altro corrisponde anche a
il modo nel quale le forze pubbliche, la politica pubblica viene implementata. E quello è il secondo punto, le politiche pubbliche. In realtà è stato molto complicato per i governi successivi definire che cos'è un danneggiato politico, che cos'è una vittima della nazione e che cosa dunque dà diritto a sussidi o a pensioni. Ci sono delle grandi differenze e solo il testo dell'83 comincerà a precisare le cose. Una nozione importante è quella di bisognosi. Infatti si può ritrovare l'idea che hanno diritto quelli che hanno patito, però che sono nel momento quando viene presa la legge bisognosi. E ovviamente quello è molto importante perché pone il problema. Si compensa la sofferenza patita politicamente o si compensa le conseguenze materiali dell'azione politica durante le lotte del Risorgimento. Dunque, la legge dell'83 definirà più precisamente i casi contemplati e quello, assortito dalle domande di documenti giustificativi, spiega la grande normalizzazione delle richieste indirizzate alle commissioni di risarcimento. Terzo elemento, la differenza territoriale nel risarcimento dei danneggiati politici. Infatti, se le province meridionali sono massicciamente compensate, e si capisce benissimo, nel 60, poi nell'83, non è la stessa cosa per le altre regioni diventate italiane. Un sondaggio a Roma, a Modena, per le Marche, mostra che qui i compensi sono maggiormente richiesti nel momento di grande entusiasmo dei governi, provvisori. E che poi sono maggiormente dei compensi richiesti da impiegati che hanno perso il lavoro durante i governi, diciamo, gli stati, sotto gli stati italiani o dopo le rivoluzioni del 48. Invece i patrioti di cui i beni furono confiscati, che hanno patito l'esilio, che hanno patito la prigione, sono presi in considerazione. Molto meno quando diciamo il governo si stabilizza. E io proporrei per questo due ipotesi. La prima, secondo diciamo, le misure sono prese secondo la fiducia politica accordata dal neogoverno italiano. Infatti, secondo questo, le operazioni di risarcimento sono più o meno generose. Nelle province poco sicure come quelle del sud, dove c'è il brigantaggio poi, c'è una politica almeno sulla carta generosa. Altrove, quello che sarebbe la mia seconda ipotesi, ed è molto visibile per Roma, e l'aveva già visto Claudio Pavone in realtà, i risarcimenti in termini di impiego, di lavoro, sono soprattutto un modo di filtrare il personale amministrativo. A secondo della loro, la loro fedeltà alla Nuova Italia. Quarto punto, tutte le rivoluzioni non furono oggetto della stessa attenzione e fu piuttosto, ovviamente, il 48 e gli anni seguenti che furono prese in considerazione, anche se qualche misura furono prese per i danneggiati politici del 2021. Per concludere, mi sembra che l'applicazione concreta del paradigma vittimario porti in Italia piuttosto a una concorrenza delle vittime, a un trattamento non uniforme su tutto il territorio e anche più tardi a una strumentalizzazione politica delle vittime, di cui penso che Crispi fu un attore molto attivo. In questo contesto, la politica simbolica, che vedremo adesso, implementata con forza dal governo italiano e già implementata prima dal 48 in poi, in favore dei martiri, in favore delle vittime della nazione, ha almeno due obiettivi. Certo, riparare la nazione divisa dalle lotte del Risorgimento e dare, diciamo, alla nazione questo punto d'appoggio che è il martire politico.
ma anche riparare la nazione incompletamente risarcita dalle sofferenze della lotta unitaria. Vi ringrazio. Ecco, nei tempi poi. Perfetto, vai Giacomo. Non gli si attiva il microfono, probabilmente. Eccomi, eccomi, ora sì, è andato. Mi sentite, giusto? Sì? Sì. Okay. Ok, grazie Marcello, buongiorno a tutte e a tutti, anch'io ringrazio per questa opportunità, cercherò di essere più conciso possibile perché tutto quello che vi dirò può essere recuperato nel testo caricato sul sito della Cisco e quindi mi limiterò a tracciare un filo conduttore che tenga assieme gli svariati aspetti e i temi che emergono dallo studio del paradigma vittimario durante il lungo Ottocento. Parto da lontano, in realtà, dalle società medievali di antico regime che vivono quotidianamente circondate da un ricordo che direi pervasivo del martirio che si manifesta attraverso pratiche antichissime e raffigurazioni di ogni tipo sparse per le città e per il contado. Si tratta naturalmente di un martirio religioso che rimanda alla morte violenta o alle sofferenze subite e accettate dai cristiani pur di non rinnegare la propria fede, e si dovrà quindi attendere la rivoluzione francese per osservare quei processi di trasferimento della sacralità del martirio dal piano religioso a quello politico. Quando la comunicazione pubblica si unisce alla memoria del sacrificio dei defunti e alle testimonianze dei combattenti per favorire un sentimento di identificazione di cui allora si sentiva un fortissimo bisogno. Ed è dunque dal 1789 o dal 96 per quanto riguarda la nostra penisola, che si crea la triade martire, vittima, costruzione del processo nazionale che guiderà questo mio intervento. Il martire cristiano era colui che consacrava la propria vita al nome di Dio e alla fede compiendo gesta e gesti, soprattutto individuali, che potevano diventare d'esempio per tutto il mondo cristiano. L'idea della morte per la patria, tipica del Risorgimento, e il mito dei caduti sviluppatosi in seguito alle due guerre mondiali, ha un carattere schiettamente collettivo perché la morte e la sofferenza sono patiti da migliaia di uomini per un bene condiviso e superiore. Dopo la campagna d'Italia del generale Bonaparte, gli italiani si confrontano per la prima volta con il culto laico dei caduti in battaglia e con il ricordo secolarizzato che onora i morti sul campo. E dunque, nel Risorgimento, la sofferenza dei patrioti, che Alberto Mario Banti ha individuato come uno dei temi chiave nell'orizzonte valoriale del discorso pubblico, è direttamente declinata dalla tradizione cristiana perché sacrificio e martirio diventano sofferenza e morte, e la dimensione religiosa diventa semantica politica. Comazzini, poi, lo ha spiegato molto bene Roberto Balzani. Il martirio patriottico assume la forma di uno strumento di propaganda e di crescita politica che è irrinunciabile presso una comunità perennemente instabile come quella italiana negli anni della sua formazione. Dopo il 1789-96, è il 1848-49, è già stato ricordato, a segnare una svolta, perché è dopo la primavera dei popoli che si può liberamente o più liberamente parlare e scrivere dei martiri, sottraendo dunque il culto alla clandestinità e trasformandolo in un ponte verso l'azione. Anche a livello letterario, il 48 rappresenta un'importante evoluzione perché compare sul mercato editoriale un volume destinato a diventare un bestseller e a segnare la tradizione tutta italiana del sacrificio per la patria. Ovviamente mi riferisco ai Martiri della Libertà Italiana di Atto Vannucci, secondo il quale la categoria del martirio, assieme a quella di foscoliana, se non di dantesca memoria dell'esilio, rappresenterebbe una caratteristica dominante, persino irrinunciabile, degli italiani, perché tramandata di padre in figlio. Un concetto, questo, dell'eredità del martirio, che si trasferisce anche nelle rappresentazioni monumentali e che trova, a mio avviso, un esempio straordinario nel monumento di Piazza dei Martiri a Napoli. Non ho un'immagine, anche se l'avevo preparata, ma adesso è meglio non farla vedere. Comunque immagino che ce l'abbiate tutti presenti, dove lo stesso Leone, che è una raffigurazione generazionale del popolo napoletano attraverso il secolo XIX,
patisce in quattro versioni le torture controrivoluzionarie del 1799, quelle anticarbonare del 1820, quelle anticostituzionali del 48 e infine quelle antiunitarie del 1860. Dunque, come letteratura e statuaria ci rammentano, la peculiarità italiana del martirio è quella di unire in un medesimo ricordo celebrativo funzionale alla costruzione nazionale il soldato e il civile caduti per la patria, distinguendosi in questo, per esempio, dalla Francia, dove il ricordo del militare, già prima delle due guerre mondiali, a mio avviso rimane al centro della narrazione patriottica. Nella stessa Francia, lo ha spiegato bene Catherine Brice nel suo intervento scritto per questi cantieri, la vittima è legata anche al sacrificio civile. Gli studi di Emmanuel Furex, per esempio, illustrano in maniera sorprendente come il martire lungo l'Ottocento sia soprattutto rappresentato a livello ufficiale dai sovrani ghigliottinati sulla pubblica piazza e dalle vittime della rivoluzione. Eppure dal Secondo Impero in poi viene recuperata l'immagine del cittadino soldato eroe ancora prima di martire che percorre decenni sino a ottenere il suo apogeo durante la Terza Repubblica impegnata nella Grande Guerra. Nell'Italia dell'Ottocento, forse complici le sfortunate campagne militari della seconda metà del secolo, non manca il sacrificio del soldato, che tuttavia soccombe rispetto al ricordo della vittima civile, di chi fugge e vive tra gli stenti, gli esuli, di chi combatte con la penna e con le cospirazioni e di chi sale con dignità le scale del patibolo. Il ricordo del soldato, martire, eroe si farà materiale nei decenni successivi con l'erezione dei grandi monumenti e soprattutto degli ossari e dei cimiteri fondamentali nel rito di costruzione nazionale attraverso la celebrazione e la decisione dirompente di mostrare pubblicamente i resti dei soldati in luoghi sempre aperti alla fede della patria. E rimando agli stimolanti studi di Silvia Cavicchioli su questo argomento. Ed è qui, forse con ancora maggior forza che nei testi letterari, che si manifesta appieno il trasferimento dallo spazio religioso a quello civile, alla nuova religione della patria che si fa viva attraverso la celebrazione dei suoi soldati. Dagli ossari si passa ai monumenti, che sono una fonte materiale di grande interesse, sino alla statuaria. La statuaria assolve l'obiettivo di mischiare il ricordo alla quotidianità dei cittadini e di radicare la figura del sacrificio eroico attraverso, e questa è un'espressione di Banti, una variante replicata di statue funebri che escono dai cimiteri e si mischiano alla vita. Dalla celebrazione degli eroi del Risorgimento si passa contestualmente a quella del recupero della tradizione dell'esilio e del martirio per la libertà italiana medievale e rinascimentale, ovvero la trasmigrazione delle anime dal Rinascimento al Risorgimento. E dunque l'incontro nelle città delle statue di Dante, di Bruno, di Galileo, martiri del passato, con quelle degli eroi e delle vittime del XIX secolo, ha il significato di tracciare e di tenere assieme un'antica tradizione politico-culturale che trova la sua massima espressione nella lotta per la libertà sino al massimo sacrificio. Dopo il 48-49, accanto all'aumento esponenziale di uomini e di donne che lasciano la patria per l'esilio, l'iniziativa di sostegno privata nei confronti di un'altra categoria, quella dei martiri viventi o più semplicemente delle vittime, si affianca fu affiancata dall'intervento dello Stato. Uno Stato, in questo caso quello sardo, che cominciava a occuparsi di un'immigrazione che si faceva appunto sempre più consistente, sino a diventare, come ci ricordano gli studi di Esther De Fort, un problema che consente molteplici confronti con l'oggi. Il 48 rappresenta un momento di svolta anche per le vittime della guerra, per i feriti, i mutilati, gli invalidi, che da quel momento e poi con sempre maggiore frequenza negli anni dopo il 61, trovano nelle associazioni dei reduci e dei combattenti dei luoghi dove era garantito un sostegno materiale, ma quello che è interessante è che questo sostegno si trasforma col tempo in un senso di appartenenza nazionale e politica. La funzione dello Stato nella determinazione e successivamente nell'assistenza alle vittime e ai loro familiari si esplicita a partire dal 61, quando la creazione di un martirologio diviene una questione pubblica, sottratta ai circoli democratici, liberali e repubblicani, e contestualmente un problema nazionale come quello del brigantaggio si fa assillante non solo nella guerra alle bande, ma anche nel supporto a chi a causa del fenomeno è stato in qualche modo danneggiato,
come efficacemente dimostrato nella Guerra per il Mezzogiorno di Carmine Pinto e come ci ha ricordato Catherine Brice poco fa. La campagna di mobilitazione civile a favore delle vittime del brigantaggio del 1863 ricicla il vecchio sistema delle sottoscrizioni, fornendo l'immagine destinata al successo di un'operazione su scala nazionale dove tutti sono chiamati a collaborare e che lega il Mezzogiorno in difficoltà con le altre aree geografiche del paese e cela un momento di difficoltà indubbio del governo dietro le insegne di una gara di solidarietà nei confronti delle vittime per la prima volta pienamente riconosciute come fratelli e sorelle. La vittima subisce dunque uno sdoppiamento rimanendo all'interno dei martirologi che recuperano anche figure apparentemente scomode per la monarchia come i martiri di Belfiore, i fratelli Bandiera, ma allo stesso tempo uscendo dalla dimensione eroica e presentandosi in carne ed ossa dinanzi all'opinione pubblica. Il ricordo si fa dunque materiale e non è un caso che ancora nel 68 la città di Milano con una cerimonia civile e religiosa consegnasse i soliti sussidi ai feriti e alle famiglie degli estinti, distribuendo pensioni per i mutilati delle cinque giornate. Dalle vittime eccellenti del discorso letterario monumentale si passa così alla vittima in massa, e la sfida è quella di identificare le caratteristiche di questi individui, degli indennizzati, dei patrioti deportati, delle vittime delle rivoluzioni e via dicendo. Negli anni successivi all'unità si compie dunque uno schema circolare. Il riconoscimento giuridico necessario per creare la vittima e per darle legittimità, i conseguenti risarcimento e assistenza, quindi il riconoscimento della dignità della vittima, e infine la costruzione dell'immaginario tripartito, l'invenzione della tradizione, la ritualità e la sacralizzazione e l'uso pubblico. Vorrei infine chiudere introducendo un'ambivalenza che da subito si palesa quando l'immagine della vittima della nazione si scontra con esempi di contromartiri, ma che in realtà sono martiri essi stessi, come quelli borbonici messi a punto dalla corte di Francesco II in esilio, o quelli proposti da Pio IX a partire dal 1870, quando la campagna militare degli italiani contro Roma offre il pretesto per presentare l'immagine di un pontefice vittima circondato di zuavi martiri, pronti a sacrificarsi armi alla mano contro una potenza soverchiante. Grazie. Grazie Giacomo, e immediatamente la parola a Guido. Grazie, buongiorno a tutti. Anche io ringrazio per la bella opportunità che mi è stata data. Allora, mi sembra di aver capito dall'intervento che mi ha preceduto, non mi ricordavo bene questo dettaglio, che le nostre relazioni sono disponibili sul sito della Sisco. Questo mi alleggerisce molto il compito di sintesi e quindi... accenno brevemente, la mia relazione era divisa in due, cioè una parte di ricerca in un contesto storico che io conosco molto bene per via delle mie ricerche, cioè la conflittualità politica e sociale dell'Italia degli anni 70, vista non nella sua eccezionalità, ma anzi come elemento di lungo periodo della storia dell'Italia unita. E mi ero concentrato in particolar modo su tre funerali. I funerali dei fratelli Mattei, che erano stati dei giovanissimi figli di un segretario della sezione del Movimento Sociale di Prima Valle, morti durante per i postumi di un attentato perpetrato da alcuni militanti di Potere Operaio, che era stata, diciamo, una delle organizzazioni più importanti della sinistra extraparlamentare. Funerali che si svolsero a Roma nell'aprile del 1973, i funerali dell'agente Antonio Marino, che erano quasi, diciamo, negli stessi giorni, poco prima, diciamo, dei funerali dei fratelli Mattei. Antonio Marino era una giovanissima guardia di pubblica sicurezza originaria della Campania, che era stato ucciso nel corso di una manifestazione a Milano per una bomba a mano scagliata da un gruppo di neofascisti, e poi i funerali di Franco Serrantini, che in realtà erano avvenuti un anno prima, nel maggio del 1972. Serrantini era un giovanissimo militante anarchico ucciso
in carcere per il pestaggio subito dalle guardie carcerarie, cui funerali furono insomma poi tenuti a Pisa e furono oggetto insomma di grande tensione. Il motivo per cui avevo scelto questi tre funerali, vado molto in sintesi, era sostanzialmente, mi avevano colpito per la pluralità degli attori politici e sociali e istituzionali coinvolti nelle celebrazioni, per gli elementi ricorrenti di lungo periodo che affioravano e anche per gli elementi invece innovativi che stavano a segnare il passaggio, no, di una fase a un'altra, perlomeno della storia repubblicana. E la seconda parte della relazione invece è dedicata proprio a una riflessione storiografica su cosa è stato la costruzione del paradigma vittimario, che è stato, bene ricordarlo, oggetto principalmente della riflessione intellettuale, filosofica e in misura minore delle scienze giuridiche, umane e sociali, in special modo della psicologia, non scordiamoci. La storiografia si è inserita in questo dibattito in un secondo tempo, concentrandosi, perlomeno nel caso italiano, su temi specifici come le leggi memoriali, l'eredità della Shoah, le contraddizioni nel processo di costruzione dello statuto vittimario riconducibile al trauma sociale provocato sia dalla violenza terroristica che da quella della criminalità organizzata. Nel complesso si tratta di un dibattito molto articolato, in special modo in quello in corso in ambito culturale e nella filosofia politica, con una pluralità di posizioni che sono un po' impossibili da sintetizzare in questa sede. Vi sono tuttavia dei motivi ricorrenti che conviene rapidamente richiamare. Gran parte delle interpretazioni, infatti, converge su un punto, e cioè il paradigma vittimario avrebbe accompagnato nelle società occidentali il processo di riscrittura identitaria scaturito a conclusione della Guerra Fredda, dal crollo del blocco sovietico, dalla formazione dell'ordine internazionale multipolare e dall'ascesa degli Stati Uniti come superpotenza globale. La democrazia liberale e l'economia di mercato, secondo questa visione, sarebbero diventati così egemoni. L'umanitarismo e l'universalismo dei diritti, conseguentemente, le ideologie dominanti. La costruzione del paradigma vittimario, secondo diversi intellettuali, è stata una componente essenziale di questa operazione egemonica. L'ossessione genocidaria, con particolare riferimento alla Shoah, avrebbe fornito così legittimazione a un duplice processo. Da un lato, la demonizzazione del Novecento come secolo delle ideologie e della violenza estrema. Dall'altro, la legittimazione dell'universalismo democratico ritenuto né più né meno come una nuova veste con cui si presentava il tradizionale imperialismo occidentale. In un secondo momento, a partire dagli attacchi jihadisti dell'11 settembre del 2001, l'emergenza terroristica avrebbe conferito al paradigma vittimario nuova forza vitale, divenendo un vero e proprio instrumentum regni, una macchina mitologica perfetta a disposizione degli stati in grado di irradiare dall'alto tutta la società attraverso la potenza dei moderni mezzi di comunicazione implementata a dismisura grazie all'innesto delle nuove tecnologie digitali. Secondo molti autori si è prodotta una vera e propria eterogenesi dei fini delle democrazie occidentali, ossia l'antitotalitarismo della Guerra Fredda avrebbe generato una logica altrettanto totalitaria, per cui la democrazia liberale e il suo cascame ideologico, a questo punto il paradigma vittimario, coinciderebbero con una visione astorica, onnicomprensiva e pervasiva del bene. Si tratta di una visione in realtà che nasce e si sviluppa in un contesto ben preciso, come abbiamo visto tra la fine della Guerra Fredda e il primo decennio del secolo XXI. Oggi, è un po' la domanda che mi sono posto, con la più grave crisi del modello democratico dopo gli anni 20 e 30 del Novecento, questo quadro interpretativo ha perso un po' di smalto e c'è da interrogarsi se l'universalismo dei diritti e la centralità della vittima nell'elaborazione della memoria collettiva che hanno caratterizzato sicuramente le società occidentali negli ultimi 30 anni possono essere liquidati semplicemente come mero certame ideologico, senza negare per questo la fondatezza di molte delle riflessioni elaborate fino ad oggi, tanto più perché non a caso quando la critica ermeneutica ha contaminato la ricerca storica ne è scaturita la capacità di far emergere, no, l'essenza ambivalente che è propria dello statuto vittimario, e penso in particolar modo per esempio al bellissimo libro Partigia di Sergio Luzzatto. Però quello che è più importante dal nostro punto di vista è che alla prova della ricostruzione storica l'immagine del paradigma vittimario come una macchina mitologica calata dall'alto, instrumentum regni a disposizione degli stati, trova poco
o quasi nessun riscontro. Semmai a prevalere è l'iniziativa dal basso o la combinazione, o meglio, la combinazione tra impulso istituzionale e mobilitazione collettiva di molteplici attori politici e sociali istituzionali nel processo di consolidamento e ridefinizione dell'identità nazionale dell'Italia del Novecento, di cui lo statuto vittimario è sicuramente stata una componente essenziale. Tanto più per la pervasiva e continuativa presenza della Chiesa Cattolica, che diviene non solo fonte di continua ispirazione per la costruzione del martirologio patriottico in tutte le sue declinazioni, nazionalista, fascista, repubblicana, ma una presenza attiva e alternativa a quella dello Stato laico e della stessa società civile nella definizione di un proprio paradigma vittimario, sovente intrecciato con quello degli altri attori politici e sociali. Come abbiamo accennato, il dibattito storiografico si è concentrato su taluni aspetti e su alcuni passaggi della vicenda nazionale, mancando una campagna di ricerca vera e propria che affronti il tema nel suo complesso e nella sua durata, che è un po' l'obiettivo che ci stiamo ponendo noi come gruppo di ricerca. Tuttavia, ecco, il nodo dello statuto vittimario è presente in maniera implicita in diversi filoni storiografici che si sono occupati delle nuove forme della politica nell'età contemporanea, dalle religioni civili al culto dei caduti, dalla sacralizzazione della politica al processo inverso di politicizzazione del sacro. Certamente, no, per dirla con Coselle, che il lavoro di scavo archivistico necessiterebbe di una riflessione sull'uso dei termini storici, no? Va da sé che martire e vittima non sono sinonimi dal punto di vista etimologico, né il martirologio in tutte le sue forme e in tutte le sue epoche può essere considerato al pari del processo di costruzione del paradigma vittimario, sebbene vi siano molti punti di condivisione. Dunque, la mia ipotesi di lavoro, di cui questa relazione che sto presentando sintetizza solo alcuni punti di riflessione, è che la costruzione del paradigma vittimario sia stato innanzitutto un percorso di lungo periodo all'interno del Novecento italiano, le cui radici affondano nel secolo precedente, come hanno mostrato bene gli ultimi due interventi che mi hanno preceduto, proprio a partire dall'esperienza delle repubbliche giacobine. Tale processo si è caratterizzato per la sua frammentarietà, discontinuità e, come più volte abbiamo accennato, per la pluralità dei soggetti politici, sociali e istituzionali coinvolti. Esso si contraddistingue infatti per il suo carattere altamente conflittuale, che è un'espressione al contempo delle fratture mai composte e che sono destinate a moltiplicarsi e dell'eterogeneità degli attori protagonisti. Dai primi del Novecento fino all'ingresso dell'Italia nella Grande Guerra, solo per fare qualche esempio, la difficile nazionalizzazione delle masse si scontra fin da subito, da un lato, con le resistenze della popolazione cattolica a farsi integrare nello Stato nazionale, dall'altro con l'affermazione antagonista del movimento dei lavoratori. Due grandi protagonisti della scena politica, ognuna con la sua semantica politica e religiosa, con il suo universo simbolico, valoriale e culturale. La Prima Guerra Mondiale, come è noto, rappresenta un punto di svolta, ma fu lungi dall'avviare un processo omogeneo e condiviso, tanto più perché il mito della vittoria mutilata, a conclusione del conflitto, aveva creato un duplice statuto vittimario, che ritroveremo a parti inverse con una variabile, nel secondo dopoguerra, cioè un paese vincitore al contempo nazione sconfitta. Il culto dei caduti, per la prima volta elaborato in riferimento alla morte di massa, si salda qui al sacrificio dei vivi. Perciò l'avvento del fascismo è preceduto da un vero e proprio processo di disintegrazione della comunità nazionale, con il paese sull'orlo della guerra civile. C'è da chiedersi addirittura se il fascismo e il suo laboratorio totalitario siano stati in grado di assorbire la molteplicità di fratture prodottesi negli anni precedenti, vuoi con il terrore, vuoi con la ricerca del consenso. Se proprio il martirologio fascista, al contrario, non celi al suo interno divisioni e tensioni che la ricerca dell'armonico collettivo, che è una definizione che prendo a prestito da Emilio Gentile, puntava a ricomporre, ma che in realtà si annidavano proprio all'interno del corpo politico del regime stesso. È difficile altrimenti comprendere la radicalità della frattura prodottasi con la guerra civile interna alla guerra di liberazione del 43-45, dalla cui dinamica sembra emergere qualcosa di più profondo rispetto alle guerre intestine, comunque erano scoppiate in Europa con l'avanzare degli eserciti alleati. Come abbiamo accennato, l'Italia esce dal suo secondo dopoguerra nuovamente con un duplice statuto vittimario, un paese aggressore sconfitto, ma nazione vincitrice, perlomeno del conflitto interno.
Immediata però è la sensazione che il confine tra vincitori e vinti sia, nella realtà delle cose, molto poroso. Il mito della resistenza tradita accompagna fin da subito la difficile transizione democratica, mentre i neofascisti avvertono la possibilità d'apertura di un insperato spazio politico in un paese che è deciso a non fare i conti con il proprio recente e attualissimo passato. Bisognerà aspettare infatti la nascita dei governi di centrosinistra nei primi anni 60 per la piena accettazione dell'antifascismo da parte della classe dirigente democristiana, grazie all'impulso di Amintore Fanfani e Aldo Moro, entrambi alla ricerca di una nuova religione civile repubblicana condivisa. Il compito però sembra quasi impossibile, perché l'impatto della guerra fredda nella nazione col più grande partito comunista d'Occidente produce conseguenze drammatiche. Dal 1947 al 1963 sono più di un centinaio le vittime provocate dal ricorso alle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine. Gli stessi governi di centrosinistra nascono sotto un'ipoteca pesante, con i martiri delle giornate del luglio 1960 a ricordare il potenziale di conflitto interno, sempre sul punto di far implodere la Repubblica. Lo scoppio della protesta studentesca del 68 e la mobilitazione operaia nel 1969 liberano energie nuove all'interno della democrazia. Sicuramente la protesta vivifica e allarga l'orizzonte mitologico dei giovani, il cui martirologio comincia a costituirsi, questo è un fatto molto interessante, forse per la prima volta in maniera così marcata, in uno spazio simbolico globale. Le stragi nere che segnano la scena politica nella prima metà degli anni 70 e la spirale di violenza che ne deriva fanno ricadere però il paese in un clima plumbeo. Lo statuto vittimario si piega così a identità politiche contrapposte. La radicalità del conflitto politico e sociale sembra infatti produrre corpi collettivi separati all'interno di una società frammentata e dispersa. Paradossalmente sarà proprio l'impatto della violenza terroristica, prima quella nera e poi quella rossa, a mobilitare il potenziale insito nel senso di cittadinanza repubblicana che è condivisa da tutti i partiti del racco costituzionale che hanno saputo costruire a discapito di tutto. Le ferite prodotte sì nella società appaiono però di difficile composizione. Il terrorismo, non scordiamocelo, è anche un fenomeno sociale. Decine di giovani e giovanissimi hanno perso la vita. Le loro comunità d'appartenenza ne fanno dei martiri che si vanno ad aggiungere a quelli numerosi che hanno segnato la lunga stagione di mobilitazione collettiva con cui spesso i confini sono molto sottili. Non stupisce perciò che il silenzio delle vittime dei diversi terrorismi duri fino ai primi anni del secolo XXI, che la loro parola venga liberata con uno scarto temporale così notevole. D'altronde sono gli stessi carnefici ad autorappresentarsi come vittime, inondando il mercato editoriale delle loro memorie. Ecco, le guerre di mafia che insanguinano il paese a partire dalla fine degli anni 70 complicano ulteriormente il quadro d'insieme. Stiamo parlando di migliaia di caduti, la cui contabilità è oggetto di polemiche ancora oggi. È logico che le contraddizioni e le ambivalenze dello statuto vittimario appaiono qui più lampanti, no? Nessuna difficoltà a riconoscere lo status di vittima quando si tratta degli uomini, delle istituzioni e di quei settori della società civile più esposti alla pressione delle mafie, per esempio. La prospettiva cambia quando lo sguardo si allarga, in particolar modo nell'Italia meridionale, in quella parte della società attivamente coinvolta nella spirale della violenza criminale. Certamente la crisi del paradigma antifascista e la difficile transizione della democrazia italiana all'indomani della conclusione della guerra fredda provocano nel paese una crisi profonda della sua religione civile, come ha scritto in Pagine pregnanti Giovanni De Luna. C'è da chiedersi, è un po' questa l'ipotesi su cui sto lavorando, se le radici di questo slittamento non siano molto più profonde, piuttosto che una macchina mitologica. Infatti la costruzione del paradigma vittimario appare un mosaico frantumato che è un po' lo specchio delle molteplici identità e delle difficoltà degli italiani a riconoscersi proprio in un senso di cittadinanza condiviso. Grazie. Molto bene, e grazie a Guido anche per i tempi, e la parola a Deborah Paci. Bene, grazie molte relatori per i loro interventi e per aver offerto interessanti spunti di riflessione. Nel tempo che mi è stato concesso cercherò di sollevare alcune questioni che sono emerse dalla lettura dei paper e su cui mi piacerebbe, se vi fosse modo e tempo per farlo, si potesse aprire un dibattito. Dunque, la riflessione di Ravveduto prende avvio menzionando la legge 35 che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Qui
il paradigma vittimario si inserisce all'interno di uno scenario di guerra, sostanzialmente, dove i medici sono gli eroi che si battono sul fronte, rappresentato da una corsia di un ospedale, e le vittime sono malati o innocenti che hanno perso la vita pur lottando strenuamente. L'aspetto mediatico nell'elaborazione dell'immaginario della guerra per dare risposta ad un lutto nazionale è centrale. Di fatto le vittime della Spagnola non hanno ricevuto una simile attenzione perché all'epoca non vi fu una sufficiente copertura mediatica, potremmo dire, o quantomeno quell'epidemia non poté contare sulla cassa di risonanza rappresentata dalla rete. Proprio a partire da fonti native digitali, nello specifico un corpus costituito da circa 4 milioni di tweet francofoni e italofoni, io e un collega dell'Università del Lussemburgo, Frédéric Claver, abbiamo analizzato il linguaggio utilizzato dagli utenti di Twitter per descrivere il coronavirus attraverso procedure di topic modeling, modellazione argomentativa. E ciò che abbiamo rilevato è, tra le altre cose, proprio la centralità della retorica legata alla guerra. Dunque i media impiegano un linguaggio bellico che riveste una grande utilità nel rendere coesa, no, la comunità e contrastare il nemico comune. Come rileva ancora Ravveduto, questo immaginario legato alla guerra si colloca all'intersezione tra un riconoscimento istituzionale e appunto un apparato mediatico che partecipa e contribuisce in prima battuta alla costruzione dello stesso, e cosa ancora più rilevante, questo immaginario mediatico si basa su due aspetti che sono centrali nella narrazione della storia italiana, come dice Ravveduto, e che sono tra loro interconnessi, vale a dire resistere e risorgere. Attraverso le pratiche di rievocazione delle vittime, il passato dunque entra in maniera preponderante nella scena del presente. I monumenti sono simboli, no, di un sentimento nazionale, come sottolinea Girardi, no, cito dal paper, la statuaria assolve l'obiettivo di mischiare il ricordo alla quotidianità dei cittadini e di radicare la figura del sacrificio eroico. Ecco, al giorno d'oggi ci troviamo di fronte ad una memoria pubblica che è soggetta alle indicazioni che vengono appunto dal sistema mediatico e ad una classe politica che fatica a stabilire un rapporto proficuo con il proprio passato. Inoltre stiamo assistendo ad un fenomeno di rimozione di monumenti rappresentativi di figure scomode delegate al colonialismo, al razzismo, la cosiddetta cancel culture. Ma i movimenti commemorativi raccontano anche le storie di eroi, spietati, sanguinari, vittime, tutti controversi, e sono espressione, direi, di una storia che è ancora viva, per quanto appunto sia complessa, sia ambigua rispetto alla narrazione dei fatti. I monumenti delle vittime sorgono perché quando sono state progettati, no, si è ritenuto doveroso che la sofferenza dovesse essere appunto riconosciuta. Mi verrebbe da dire che grazie a questi monumenti sia possibile prendere atto di un passato doloroso, superarlo. È anche vero che i monumenti alle vittime implichino una inevitabile parzialità, no? Nella misura in cui vengono esclusi altri gruppi. Ora mi chiedo chiedo ai relatori come, a vostro parere, questo paradigma vittimario si colloca proprio all'interno della cancel culture. Trovo molto interessante in generale la proposta dei relatori di rifuggire dagli usi pubblici della storia e di effettuare una ricostruzione storica appunto di lungo periodo, non dure, risalendo alle origini del discorso pubblico sulla vittimizzazione, no? All'interno appunto di un'analisi che tenga anzitutto conto del contesto internazionale. Così appunto vedremo questo shift dalla vittima come eroe combattente dell'Ottocento fino alla seconda guerra mondiale, alla vittima come eroe non combattente e innocente del secondo Novecento, appunto basti pensare alle vittime del terrorismo, delle mafie. E la figura del patriota martine, no, è un topos che entra a pieno titolo nella coscienza collettiva della nazione. Con la Grande Guerra si assisterà a un processo, no, di sacralizzazione appunto delle vittime all'interno di un complesso di simboli, no, che come
come ha rilevato Emilio Gentile, si rifà alla simbologia cristiana della morte e della risurrezione, no? L'abbiamo sentito, lo stesso Girardi, no? Ricollegandosi ai lavori menzionati di Banti e di Balzani, riflette appunto sulla categoria della sofferenza, la categoria del martirio, che si collocano appunto all'interno di un orizzonte simbolico cristiano e che si presentano sostanzialmente come uno degli elementi, no? È stato richiamato da Girardi, principali del sistema valoriale del discorso risorgimentale. Appunto, basti pensare anche solo al dipinto di Marat, che semplifica il martirio rivoluzionario con il martire nella posa, no, del Cristo. Altrettanto stimolante è l'idea illustrata da Reveduto che le vittime, no, siano parte della comunità patrimoniale, patrimoni che siano quelle che definisce semiofori, no? Ossia oggetti investiti di significazione. Come rileva ancora Raveduto, la vittimizzazione passa attraverso un progetto di legittimazione che si basa su tre pilastri, no? Lui dice il riconoscimento giuridico dello status, il risarcimento del danno, la costruzione dell'immaginario in cui hanno ruolo i mediatori della memoria, che, come scrive Raveduto, inventano e rinnovano tradizioni stabilendo una ritualità evocativa. Ecco, vorrei soffermarmi proprio su quest'ultimo passaggio, no? Sul ruolo del mediatore della memoria. Trovo che in questo senso possa rivelarsi davvero prezioso il lavoro svolto dal public historian, no? So, appunto uno storico, no? Che si cali a piene mani nell'arena pubblica, no? Trovandosi in un qualche modo a dover affrontare tutta una serie di situazioni in cui la memoria pubblica, come dire, risulta frammentata. E qui il public historian si pone come mediatore, no? Noiré avrebbe detto passeur, no? Tra le narrazioni storiche e la società civile. Una società civile, una comunità, anzi direi, impiegherei il termine al plurale, una comunità, che necessitano di sapere storico, che vogliono porsi come protagonisti della memoria e comunicazione storica. Briss ci riporta al tema delle vittime della nazione nel XIX secolo, dove appunto la figura del martire sembra coincidere con quella dell'esule costretto a proseguire la lotta lontano dalla propria patria. A questo proposito sono significative e interessanti le osservazioni fatte da Jean-Marie Delpieu, il cui lavoro è citato ovviamente da Briss, che appunto si sofferma sugli eroi martiri della rivoluzione napoletana, descrivendo il loro vissuto come martirio vivente. È altrettanto stimolante l'indicazione suggerita da Briss, no? Che si sofferma sulla nozione di protagonismo rivoluzionario e in particolare su due aspetti essenziali. Da un lato la domanda di riconoscimento di questo protagonismo e al contempo la gestione di questa domanda da parte dei governi attraverso i risarcimenti. Infine Guido Pandini, nella sua trattazione che si concentra sul Novecento, rileva appunto come la storiografia abbiano riflettuto sul paradigma vittimario e abbia, come ha detto nella sua relazione, no, concordato su un punto, ossia questo paradigma vittimario che è andato di pari passo, accompagnato, cito appunto dal suo paper, ma l'avevamo sentito, abbia accompagnato il processo di riscrittura identitaria, che appunto ha avuto avvio dopo la Guerra Fredda e ha visto l'ascesa degli Stati Uniti come potenza egemone appunto nello scacchiere internazionale. E sostanzialmente, secondo questa interpretazione che è stata richiamata da Pandini, il paradigma vittimario è stato funzionale a un disegno egemonico delle democrazie liberali. E nel suo paper, nella sua relazione, appunto, Pandini ha spiegato come l'emergenza, no, terroristica appunto determinata dagli attacchi dell'11 settembre avrebbe, cito dal paper, conferito al paradigma vittimario nuova forza vitale divenendo un vero e proprio instrumentum regni. Ecco, quest'ultimo elemento è di particolare rilievo dal mio punto di vista se penso proprio che questa macchina mitologica perfetta, come la definisce Pandini, appunto riportando l'interpretazione di sopra, sia stata all'origine del primo progetto di
Digital Public History, cioè non che è il primo archivio nativo digitale ad essere stato incluso nella Library of Congress, che è appunto il September 11 Digital Archive, cioè un archivio, una fonte preziosa che raccoglie testimonianze dirette di chi ha vissuto direttamente o anche indirettamente i giorni seguiti all'attacco al World Trade Center in Virginia e Pennsylvania. E sono state proprio le vittime, no? Testimoni di quegli eventi ad aver partecipato attraverso un'attività di crowdsourcing alla creazione di questo archivio che, come si può leggere sul sito, rete online, è una public response, no? Una risposta pubblica a quegli eventi. Dunque le vittime, testimoni di quegli eventi hanno avuto e hanno, perché è possibile contribuire anche oggi, un ruolo attivo nella trasmissione della memoria. E particolarmente stimolante è infine l'invito, no? che proviene da Panguini a trattare il paradigma vittimario come appunto, del resto tutti i relatori hanno concordato su questo punto, un percorso di lungo periodo, le cui radici affondano appunto, dice Panguini, nell'Ottocento, e anziché parlare ancora Panguini di macchina e mitologica, sostanzialmente questo paradigma vittimario deve essere inteso come, cito, un mosaico frantumato, specchio di molteplici identità e delle difficoltà degli italiani a riconoscersi in un senso di cittadinanza condivisa. Un'ultima osservazione, dunque, benché siano in realtà menzionate nei vostri paper, rimane forse sullo sfondo il tema delle leggi memoriali, no? Che dal mio punto di vista in realtà rappresentano un aspetto centrale in questa vostra prospettiva per l'appunto di longue durée. Se penso al contesto francese, la legge Guessot, no? Appunto, questa legge fu adottata nel 1990 per punire coloro che negavano il genocidio degli ebrei. E questa legge, tra l'altro, è piuttosto interessante perché giungeva in un contesto particolare, contrassegnato da un'ondata antisemita, due mesi prima, no? Entrata in vigore della legge nel maggio del 90 era stato profanato il cimitero ebraico di Kfar Aza. Dunque, l'entrata in vigore della legge Guessot ha suscitato molte polemiche, non solo in seno all'Assemblea Nazionale e al Senato, ma anche presso intellettuali e gli storici, ovviamente anche politici, in particolare il partito di destra e il Front National, che all'epoca era sotto la presidenza di Jean-Marie Le Pen. E costoro, cioè in particolare il Front National, chiese apertamente l'abrogazione della legge in nome della libertà di espressione, ma ancora più interessante la posizione che assunse lo storico Pierre Vidal-Naquet, che si schierò contro quella che considerava un'intrusione del diritto nella storia. Poi, successivamente, diciamo, nel dicembre del 2005, sarebbe sorta l'Association d'Historienne Liberté pour l'Histoire, che lanciò una petizione che venne sottoscritta da studiosi, insomma, da una ventina di studiosi sostanzialmente, ma che fu firmata da un migliaio di storici, per l'abrogazione per l'appunto del complesso delle leggi memoriali, non solo la legge Guessot. Appunto, l'idea di fondo era che non dovesse spettare alla legge il compito di scrivere la storia. Ecco, se possibile, se c'è tempo, mi piacerebbe avere da voi anche un riscontro rispetto al tema delle leggi memoriali. Terminato. Molto bene. E allora io direi che forse è il caso, abbiamo un po' di tempo, insomma, qualche minuto in più del quarto d'ora, di sentire i partecipanti, di dare spazio a domande, riflessioni, interpretazioni e nel limite del possibile, sapendo che questa è una ricerca all'inizio di un gruppo di ricerca molto più vasto di quello che è rappresentato qui in questo panel, proveremo se ci riusciamo a dare qualche risposta.
Se non ci sono ancora domande e in attesa appunto che qualcuno prenda la parola, potremmo chiedere a Caterin se le va di rispondere alla sollecitazione finale di Deborah sulle leggi della memoria e riflessioni rispetto al tema appunto della vittimizzazione delle leggi della memoria. Ti ho chiamato in ballo, ma diciamo in... Ok. Sì, non ti ringrazio però, vabbè. No, sulle leggi memoriali sono un po' a mio disagio perché io ho fatto parte di Liberté pour l'Histoire e dunque io vorrei forse precisare che se le Front National si è opposto alla loi Gesso, il gruppo di Liberté pour l'Histoire non era per niente un gruppo di estrema destra, era condotto da Pierre Nora, Jean-Noël Jeannet, dunque tutti diciamo storici forse non di estrema sinistra ma diciamo repubblicani perlomeno. Ecco. E poi cioè, la loi Gesso è stata seguita dalla loi Taubira, la loi sull'esclavage, poi altre leggi. Allora io sono dell'idea infatti, ma io parlo personalmente, che è complicato quando la legge dice ai storici, e dunque può portare dei storici a essere andare in tribunale al penale, perché hanno scritto delle cose che vanno contro la legge. Quello è successo a un collega specialista dell'esclavage, della storia dell'esclavage, Petre Grenouillot, che è stato attaccato e ha avuto, secondo la legge Taubira, diciamo, un processo penale. Dunque, il mio punto di vista è infatti che le leggi memoriali che aiutano le vittime, va bene, che impediscono di lavorare su qualche momento, diciamo, della storia, perché delle cose non possono essere scritte, è complicato anche perché non abbiamo visto tutti gli archivi. Io aggiungerei a questo che io sono ancora più contraria alle leggi memoriali quando arriviamo a livello di leggi europei, dove le logiche interne ai paesi, su quelle che può essere, pensiamo ai paesi dell'ex gruppo sovietico, diciamo, dove lì diciamo le linee rosse da non oltrepassare sono molto diverse. E dunque quando abbiamo delle leggi memoriali europee ci sono un sacco di punti che non si possono più toccare. Dunque la memoria e soprattutto il lavoro degli storici sulla la memoria e le memorie delle vittime secondo me non viene per niente aiutato dalle leggi memoriali. Ci sono delle leggi contro l'antisemitismo, l'omofobia, eccetera, che già esistevano prima della loi Gesso, che potevano essere applicate in un modo molto più severo e che avrebbero un po' bastato a loro stesse. Ecco, dunque la mia risposta è personale su questo e l'avrete capito, io non sono assolutamente in favore delle leggi memoriali, anche perché si intrecciano delle problematiche di memoria a livello europeo che sono assolutamente in contraddizione le une e le altre. Ecco, dunque io potrei anche rispondere sulla public history perché è un tema che mi interessa. Bisogna vedere se in questo caso, allora, l'esempio che hai citato sulla Library of Congress, allora, quello, diciamo, una storia dal basso che consente infatti di creare una memoria diversificata, però aperta, che consente a ognuno di dire il suo su il 9-11, e che poi sarà per lo storico, penso, veramente una fonte assolutamente straordinaria. Per i passeur, come dici tu, che sarebbero lì gli storici, è un'altra démarche, un altro modo di fare, gli storici che fanno passare questo momento tra risarcimento e
mediatizzazione, se vogliamo dire, simbolica. Lì è, diciamo, da quello che ho capito, un modo di fare molto più dall'alto, lo storico, verso il basso, usando mezzi, ma dipende dal momento sul quale andiamo a lavorare, perché se sull'Ottocento gli attori sono morti da tempo, allora c'è sempre la memoria, l'abbiamo visto per il brigantaggio, il lavoro che fece Carmine Pinto da questo punto di vista è straordinario ed è un lavoro di public history, eh? Però è un modo di fare un po' diverso. E poi la terza proposta sarebbe di immaginare chi sono gli equivalenti dei public historians nell'Ottocento, cioè chi assume, mutatis mutandis, questa funzione appunto di divulgare una storia o delle storie verso un pubblico più largo tramite medi dei medi molto meno diversificati e potenti, però che già esistono. Dunque, che la public history sia una chiave per interpretare questo passaggio dal momento, diciamo, giuridico-finanziario alla memoria nazionale, sì, però ci sono diversi modi, credo, di interpretare che cos'è la public history in questo caso. Ecco, io ho finito perché mi avete dato la parola, ma je suis très bavard. No, ci hai aiutato ad aprire, a rompere il ghiaccio, ad affrontare un tema che tu conosci bene perché l'hai affrontato anche direttamente dal punto di vista politico diciamo, è anche una riflessione sulla public history che aveva la nostra discussant messo in campo all'interno delle possibili interpretazioni. So che io a manine alzate non ne vedo, mi hanno detto che c'era, quindi chiedo a chi vuole intervenire di farsi sentire con la voce, perché io non riesco. Scusatemi, c'era una domanda da Elio Frescani che mi ha scritto in chat, che ha anche alzato la mano. Non so se vuole parlare, può attivare il microfono, altrimenti leggo quello che ha scritto in chat. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. Ok. Allora, volevo chiedere se e quanto il cinema e la TV hanno contribuito alla costruzione del paradigma vittimario, e poi se oggi questa cosa continua con la rete e i social. Questo ha ravveduto. Oppure chi vuole rispondere? Grazie. Mi ha chiamato in ballo, però diciamo, provo a rispondere io. È evidente che nel paradigma vittimario, come è stato esplicitamente richiamato sia da Guido nella sua dimensione novecentesca, ma anche nella riflessione finale che faceva la discussant, è evidente che il media, a partire per esempio anche dalla prima riflessione che è stata fatta come idea paradigmatica, cioè partiamo da De Luna, no? Dalla Repubblica del Dolore, De Luna pone come imprenditori della memoria i media e come questi media abbiano influito in una narrazione che diventa familistica e individualista, dice De Luna, e come questa mediatizzazione sia parte integrante di quella, anche soprattutto se parliamo della TV di Stato, soprattutto se parliamo delle fiction di Rai 1 che tendono a costruire una dinamica di bene e di male all'interno, diciamo, di un racconto in cui la simbologia e la semantica cattolica e la retorica stessa nazionale portata avanti con queste modalità assume una dimensione del racconto pubblico televisivo in maniera rilevante, diventando parte di quello, dicevo, di quella macchina di cui parlava Guido, in grado di determinare e di spingere dall'alto, cercare di spingere dall'alto una religione civile che tende ad unificare, perché ciò che dice Guido è sicuramente vero, cioè la frammentazione che avviene nel Novecento è anche portatrice di diverse comunità identitarie.
e però naturalmente c'è tanto la frammentazione delle comunità identitarie introverse che mantengono prima di tutto la propria identità e sul racconto delle vittime anche attraverso una divulgazione mediale ne fanno un elemento di permanenza nella storia d'Italia o di centralità, se vogliamo, nella storia d'Italia in qualche caso, di reclamata centralità della storia d'Italia, ma poi ci sono anche narrazioni che sono, che potremmo definirle, non so se Guido è d'accordo da questo punto di vista, di arcipelago, cioè narrazioni frammentate che però cercano l'unità, che esternamente si presentano come un, con un discorso coerente che cerca unità. Del resto l'arcipelago che cos'è se non un mondo frammentato che però politicamente viene individuato come un unico, come un'unità. Ecco, se queste due cose secondo me vivono insieme dentro le permanenze e le rimozioni, dentro le congiunture e le strutture che ci sono nel discorso tanto di lungo periodo quanto appunto del paradigma. Ecco, il cinema per esempio è stato centrale soprattutto per quanto riguarda la narrazione della Shoah, nella trasformazione della Shoah come una religione civile occidentale, come ha detto spesso Traverso, cioè come prendiamo l'emblema Schindler's List, evidentemente l'idea che l'America dal punto di vista della narrazione si impossessa di questa dell'immaginario prodotto dalla Shoah e lo rende l'elemento che come giustamente anche rilevava Guido per il Novecento, un elemento che la rende la tutrice della democrazia all'interno di questo percorso. Ecco, quindi cinema e televisione hanno un ruolo centrale, soprattutto la televisione a partire dagli anni Ottanta e soprattutto a partire dal 92 in poi. Se noi andiamo a vedere le statistiche di come appunto si forma il paradigma vittimario dal punto di vista pubblico, notiamo che le rotture che ci sono, le vittimizzazioni che sono negli anni 70 come primo passaggio, negli anni 80 e poi negli anni 90 determinano una progressione in questo senso di narrazioni che si specializzano dal punto di vista del tema vittimario, dal racconto del contesto si passa sempre più al biopic e la vittima diventa sostanzialmente centrale all'interno di una narrazione in cui l'individuo sostituisce sempre di più il racconto collettivo. Non so se ho risposto, ma questo mi è venuto. Posso intervenire? Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, certo. Perfetto. Intanto grazie mille perché ho trovato molto interessante questo panel, ricco di spunti, sono molto curioso di leggere il proseguo della vostra ricerca, che a quanto ho capito insomma è in corso ed è in uno stadio ancora iniziale. A tal proposito e anche collegandomi all'ultima domanda, quindi il ruolo dei media e nella consolidamento di questo paradigma vittimario, mi domando se le varie associazioni che si sono formate di vittime, di familiari di vittime, qual è stata la loro agency sostanzialmente e qual è stato il loro peso nella produzione e nello sviluppo, nel finanziamento di prodotti mediatici che hanno consolidato questo paradigma vittimario. In altri termini, Pambini sottolineava la necessità di fare delle distinzioni, quindi di non appunto di guardare nel dettaglio. E allora, appunto, studiando il neofascismo mi viene in mente che per quanto riguarda il caso dei fratelli Mattei, c'è stato il tentativo da parte del fronte neofascista di definirli delle vittime, dei martiri, mi riferisco allo studio di Amy King che parla proprio di questo, ma anche il rifiuto invece dei familiari di inserire ad esempio i nomi dei fratelli Mattei nella lapide dedicata ai caduti fascisti che troviamo nel Sacrario dei Caduti dei Martiri Fascisti a Roma. Quindi c'è questa distinzione all'interno della comunità delle vittime. Però d'altra parte, sempre riferendomi ai neofascisti, all'Associazione dei Caduti e degli Dispersi dell'RSI, io ho notato nei miei studi
una forte pressione esercitata sui media, sui giornali, penso a riviste come Gente, eccetera, per rafforzare questo paradigma. In particolare, nello specifico, il collegamento è quello di Giorgio Pisanò, è lui che fa il mediatore tra le pressioni esercitate dall'associazione dei caduti, dei dispersi dell'RSI e l'opinione pubblica allargata. Quindi è Pisanò che già negli anni 50 comincia a scrivere i primi articoli dedicati alla necessità di pacificare e parificare le vittime e che punta il dito sul triangolo della morte in Emilia Romagna e così via. Quindi, diciamo, rivolgo la domanda a Panvini, in quanto i miei interessi sono più sul neofascismo, però è più generale, sul ruolo di queste associazioni. Grazie, scusami se ti interrompo, ma altrimenti ci siamo quasi. No, scusa, mi sono dilungato troppo. Vai. Allora, Andrea, grazie per la domanda, poi magari ci rimaniamo in contatto, insomma, prendiamo questa possibilità per continuare questo confronto. E mi verrebbe da dire che bisogna distinguere tra, ecco, qui è proprio, diciamo, un classico esempio della necessità di approfondire e scavare, nel senso, un conto sono le associazioni dei familiari delle vittime in generale, no? Del terrorismo, delle stragi, delle mafie, un conto sono le associazioni più prettamente militanti, le quali hanno un'esigenza di ridefinizione identitaria, politica della memoria, che può scavalcare addirittura, come giustamente andavi tu nel caso della vicenda Mattei, anche, no, le esigenze della famiglia stessa. Tra le altre cose, questa memoria della famiglia Mattei è un caso molto interessante, perché, se non ricordo male, Walter Veltroni, al momento della fondazione del Partito Democratico, no, scelse come due memorie della famiglia Mattei e di quella di Valerio Verbano, che era un giovane militante dell'autonomia romana, operaio a Roma, ucciso, insomma, proprio dai neofascisti. Quindi l'uso politico è un po' diverso dall'uso pubblico, secondo me, da questo punto di vista. Sicuramente nel neofascismo c'è una tendenza predominante, soprattutto, diciamo, nell'area partitica, mi verrebbe da dire, o del fascismo che tende ad istituzionalizzarsi, facevi il caso di Giorgio Pisanò, a costruire un paradigma vittimario in cui le vittime sono presentate in maniera unidimensionale. Invece è molto più interessante il caso delle destre più prettamente radicali, con cui invece la relazione col paradigma vittimario è molto più problematico, perché la violenza invece viene rivendicata. E questo, insomma, è un discorso che ci porterebbe lontano, però anche lì esiste una pluralità di posizioni, sicuramente. Perfetto, io purtroppo vedo la mano di Carlo Spagnolo è alzata. Però mi rimetto agli amici, noi abbiamo finito il tempo, quindi immagino che non c'è tempo per altro. Però ditemi voi, io non sono nient'altro che parte del panel e gestite voi i tempi. E per tutti va bene, sia Deborah che Federico sono d'accordo, penso che possiamo prendere 10 minuti per un'ultima domanda e una risposta, se però tutti sono d'accordo, prima della pausa pranzo. Io non ho più veloce possibile. Diciamo che allora l'ultima domanda è di Carlo Spagnolo e chiudiamo. Va bene, puoi già parlare. Mi sentite? Sì. Bene, intanto grazie per il panel, è molto interessante. Grazie a tutti i relatori, ho trovato molti spunti davvero interessanti. Due cose rapidissime volevo annunciare, che insieme ad altri sto organizzando un convegno per ottobre sulle politiche della memoria in Europa, organizzando a Bari, molti di questi temi non saranno riaffrontati in quella sede, specialmente coinvolgendo tutti i paesi dell'Europa mediterranea. Quindi ci sarà modo di ritornare su queste cose. Lo dico soprattutto a Catherine Brice, perché magari avremo modo di parlarne dopo, perché i tempi purtroppo sono molto molto corti adesso, quindi non ci sarà modo. Però volevo annunciare questa cosa. Seconda battuta, la questione di merito, ecco, toccata da Guido Panvini, a me sembra interessantissima, cioè lui diceva ci sono alcune
ipotesi, diciamo, di lavoro su cui in parte si può dire che sono state forse dominanti, insomma, per un ventennio almeno, e forse adesso sembrano un po' esaurite, diceva Guido. A me sembra interessante questa questione. Il problema è appunto se stiamo in una fase di espansione delle politiche della memoria o in una fase già di esaurimento. Ecco. Cioè se siamo in una, la domanda quindi un po' a tutti i relatori, cioè se dopo una fase lunga abbastanza, diciamo, possiamo dire che adesso siamo in una, un momento di ripensamento o in una fase di espansione? Ecco, questo è un po' la domanda, perché poi questo condiziona anche il modo in cui gli storici secondo me dovrebbero affrontare la questione. Lo lascio qua, poi ci sarà modo di riintervenire. Grazie. Perfetto, grazie. Guido, vuoi rispondere tu? Io brevemente, grazie Carlo, direi, non so bene rispondere ovviamente per il futuro, mi sembra che la costruzione del paradigma di vittimario abbia, almeno a me ha suscitato molto interesse, soprattutto in riferimento al caso delle democrazie, perché è implicito rispetto ai regimi totalitari dittatoriali un maggiore impegno, no, nel costruire una, un'identità plurale, che poi può costruire, no, quella dimensione d'arcipelago che diceva, a cui accennava Marcello Ravveduto. Ecco perché forse diciamo no, sono inquieto rispetto, no, al modello di crisi della democrazia che stiamo vivendo oggi, forse la più grande crisi dopo gli anni 20 e 30, chissà cosa ci aspetta dopo, no? Perché hanno ragione i critici del paradigma totalitario, un uso improprio, no, del paradigma vittimario può avere delle ricadute molto, molto forti, e i regimi politici e sociali di domani vedremo che uso ne faranno, salvo che ovviamente da storico, e questo è l'esempio del fascismo, è quello più interessante, e poi in realtà come sappiamo, no, di fronte alla macchina totalitaria spesso si annida un pluralismo, no, che non è facile scorgere poi a un primo sguardo. Bene, io se posso dire, diciamo, se vuole aggiungere qualcuno qualcosa, no? Giacomo, Caterin, diciamo, perché diciamo, questo è l'ultimo momento che abbiamo prima di chiudere. Se tu sulle riflessioni di Carlo, Caterin o Giacomo vogliono riflettere su qualcosa. No, io voglio solo ringraziare dunque dell'annuncio del convegno di Bari, l'Europa del Sud, ma pensiamo alle leggi memoriali, la Polonia, l'Ungheria sono anche, diciamo, oggi dei momenti di ripresa della memoria, di ripresa appunto per rispondere forse parzialmente alla domanda fatta, dipende da dove, però ovviamente ci sono dei paesi dove la politica della memoria viene messa in atto in modo molto, molto forte. E ovviamente mi viene in mente Russia. Quando si pensa che cioè, il presidente del memoriale è in prigione per pedofilia perché ha trasgredito le leggi memoriali russe, siamo qui veramente in politiche della memoria. Dunque sì, bisogna andare nei dettagli, diciamo, come diceva Guido prima. Ecco, tutto lì. Grazie. Molto bene, grazie a tutti. Forse diciamo, la riflessione che abbiamo di fronte a noi è che oggi le vittime ci portano comunque a parlare come si è sempre fatto quando, di fronte nella storia di violenza, ma vista da un altro punto, diciamo, vista dall'altra, con l'altra faccia della medaglia. La violenza rimane centrale nelle narrazioni pubbliche, nella costruzione anche appunto delle, diciamo, della retorica nazionale, e vedere come questi meccanismi nel lungo periodo si vengono assunti appunto tanto come dimensione pubblica quanto come dimensione anche, diciamo, di varie comunità che vanno a determinare un percorso di ingresso nella storia nazionale o di conflitto con la storia nazionale o dello Stato nazionale. Ecco, grazie a tutti e buona continuazione per, diciamo, anche per oggi pomeriggio che c'è l'assemblea. Grazie ancora ai tecnici, agli amici che hanno fatto i tecnici, ma sono amici storici che lavorano all'organizzazione. Grazie.
Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie, Deborah, grazie. Grazie. Grazie alla discassa, a te, grazie.